stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. La parola degli angeli alle donne, credere alla parola dei profeti. E questo il segreto, e questa la chiave che apre gli occhi su Cristo risorto. La parola, la predicazione. Siamo stolti e tardi di cuore, duri, sclerocardici, un cuore indurito, perché forse siamo tornati al lavoro e non è cambiato nulla, forse abbiamo fatto la Pasqua e la nostra vita è rimasta esattamente come era prima, forse sei deluso, forse stai camminando lontano da Gerusalemme. Loro erano rimasti alla croce, evidentemente, erano rimasti alla sepoltura, di quello parlavano, del fallimento di Gesù Cristo. Come tu stai parlando, forse, con te stesso, dialogando con le seduzioni, le subdole parole del demonio. Ma dai, ma tutta una stupidaggine. Ma lo vedi, sì, un po' di cuore scaldatino lì, la notte di Pasqua, forse... Ma lo vedi che tuo marito è idempio? Ma lo vedi che i tuoi figli sono esattamente come li hai lasciati? Lo vedi che la malattia non sembra essere guarita? Sì, certo, tu speravi. Noi speravamo che fosse il Signore. Noi speravamo dopo tanti anni nella Chiesa. Noi speravamo dopo una quaresima vissuta con serietà, con impegno, ascoltando la parola. Noi speravamo. Che cosa speravamo? Noi speravamo che fosse Lui a liberare Israele. E chi ci parla del Signore? Cristo stesso è un forestiero. Forestiero, cioè uno che è straniero, che non è parte della nostra vita. Perché la mormorazione, l'incredulità, la stoltezza, che è il contrario della sapienza, cioè chi vive nella carne, chi vive con la sapienza della carne, è incapace di riconoscere il Signore, al punto di considerare Gesù Cristo qualcuno straniero alla propria vita, qualcuno che non c'entra niente con la tua vita. Sì, sì, tanto bello tutto quello che ha fatto, tutto quello che lui ha vissuto, l'abbiamo celebrato, ma alla fine della fiera, noi da una parte e lui dall'altra, non parliamo la stessa lingua, non abbiamo gli stessi usi, è impossibile, lui non è sceso veramente nella mia città, nella mia vita. Sai che ti dico? Io l'ho seguito, ma a questo punto me ne torno a Emmaus, me ne torno alla mia vita e cercherò con le mie forze, con i miei schemi, con i miei criteri di sempre, di aggiustare quel poco che posso aggiustare. Questa è la situazione profonda probabilmente di molti di noi, che stanno allontanandosi dal cuore della Pasqua. Ma la Pasqua viene con voi. Coraggio, coraggio, fratelli carissimi. Non importa se tuo figlio non è stato alla liturgia. Non importa se tuo figlio è lontano dalla Chiesa, se quella persona cara non ti segue, non importa. Sai perché? Perché la grande notizia di oggi è che il primo giorno, nello stesso primo giorno della settimana, in questo unico giorno che è la Pasqua, si estende, si dilata fino a te. Se tu ed io scappiamo dallo scandalo della croce, se tu ed io abbiamo ancora schemi umani, carnali, e speriamo liberazioni umane, cambi di rotta, cambi negli altri e cambi nella nostra vita. Se ancora speriamo umanamente, la Pasqua dal cielo viene a noi. È la Pasqua che ci raggiunge. È Cristo che viene a cercare noi, per fare Pasqua laddove tu sei. Nella tua incredulità, Gesù Cristo viene a camminare accanto a te. 7 miglia. 7 miglia che cosa sono? 7, un numero perfetto, non è un caso. È tutto il tempo che tu hai bisogno. Tutto il tempo che abbiamo avuto bisogno, forse per tutta la nostra vita, fino ad oggi. Tutto il tempo che ha bisogno di tuo figlio, quello che ha bisogno di tuo marito, quello che ha bisogno di tuo nonno, quello che ha bisogno di tua cognata. Le 7 miglia per arrivare ad Emmaus. Emmaus è la tua vita di tutti i giorni, lontana da Gesù Cristo. Ritornare in fondo al nostro vomito. Ritornare a ciò che eravamo prima di aver incontrato Cristo. Perché questa è la tentazione profonda del demonio. Che è tutto falso. Che non è vero. Che è un sentimento e niente più. Perché non coincide con la tua sapienza. Che è stoltezza. Perché la croce è stoltezza per la sapienza umana. La grande e bellissima notizia di oggi è che Gesù cammina con te. Chi è Gesù che cammina con te? È la Chiesa che ti spiega le scritture. È la Chiesa che, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiega a noi le scritture. Senza scritture non c'è Pasqua. Senza parola non c'è Pasqua. Senza profezia non c'è Pasqua. Senza illuminazione della tua vita non c'è Pasqua. Senza l'ascolto della predicazione non verrà la fede, fratelli. La fede non è qualcosa che ci costruiamo noi. Alcuni dicono, io non ho il dono della fede. Ma che stai dicendo? Non è questo. Non hai ascoltato. Sei duro di cuore. Non ascolti l'annuncio del Vangelo, perché stai custodendo gelosamente i tuoi schemi. E stai carezzando la tua delusione. E te ne stai andando. Ma Gesù Cristo è più forte, più potente. La Chiesa è instancabile. La Chiesa costantemente cammina accanto a te. Anche se tu non lo riconosci. Anche se tu non senti nulla. Anche se tu non sperimenti nulla. Anche se tu stai andando nella direzione opposta. Per questo, se tuo figlio sta andando nella direzione opposta di quello che tu speri sia la sua salvezza, stai tranquilla.
prega. Anche se le persone che sono affidate a te nella tua parrocchia, quella persona sembra perdersi, allontanarsi irrimediabilmente, tranquillo, perché Cristo cammina accanto a noi, cammina sui nostri stessi passi, sui passi dell'incredulità, sui passi della delusione, sui passi della stoltezza. Cristo viene lì, a poco a poco, con i suoi tempi, durante le 7 miglia, ci spiega, ci annuncia, instancabilmente, e fa per andare via. Quello è quello che ti aggancia alla Chiesa. Lo zelo del pastore buono e bello per la pecora perduta che la va a cercare, fin nelle valli oscure, fin laddove si è perduta. E questi due discepoli, due, ancora una volta due, Adamo ed Eva che tornano alla loro vita di scontri, di giudizi, di mormorazioni. Ma Cristo è lì anche se tu non lo riconosci, Cristo non ti abbandona mai. Chi ci potrà separare dall'amore di Cristo? Niente, Lui ha dato la vita per te, ormai non ti lascia più, Lui è con te sempre, e con un modo o nell'altro. Attraverso i fatti della storia che ti umiliano, che sbriciolano questo cuore duro, questo cuore lento a capire, ti fa atto piano piano ad ascoltare. 1, 2, 100, 10.000 volte, fino a che la parola non penetra nel tuo cuore, fino a che la parola non scende dentro di te e ti fa intuire che lì, lontanissimo dalla comunità, lontanissimo forse dalla Chiesa, lontanissimo dall'insegnamento della Chiesa, forse sei nel peccato, forse stai chiuso alla vita, forse stai giudicando, forse stai lontano da Gerusalemme. Lontano dal mistero pasquale, il mistero pasquale ti raggiunge, perché tu possa aprire soltanto un pochino la fessura del tuo cuore. Resta con me, ti prego, resta con me. Si riaccende quella speranza che l'aveva già toccato il cuore, che l'aveva fatti seguire al Signore, come te, come me, come tanti di noi che stanno perdendo. Coraggio, arriverà il momento, per molti di noi oggi, per chi abbiamo a cuore domani, tra 10 anni, non sappiamo, il quale diranno, resta con me, resta almeno tu con me, perché si fa sera, io non voglio rientrare in quella notte oscura dalla quale ero uscito. Coraggio, la sera non è per noi, noi siamo per il giorno, per noi è preparato il giorno eterno, il giorno senza tramonto, per questo arriverà il momento in cui proprio alla fine, proprio mentre la sera sta per arrivare, mentre proprio la morte vera, autentica, sta per arrivare, potrai dire, resta con me, allora entrerà Cristo con te, ascolterà la tua preghiera, la vera preghiera, quella che viene dal cuore, dall'intimo, da chi appoggia tutta la sua vita a Lui, in quella predicazione. Crede, si appoggia a quella predicazione con Abramo, sperando contro ogni speranza. Cristo entrerà e ti servirà, si farà presente con i sacramenti. Questa è l'Eucaristia, la parola predicata e il sacramento che la compie. La veglia pasquale, la messa, l'Eucaristia che si fa presente dove tu sei. Noi siamo gli adoratori in spirito e verità, dice il Signore. Dove? Nella tua storia, dove Cristo si fa carne. Lì si fa Eucaristia, lì si fa pane e vino, lì si fa carne e sangue della tua carne e del tuo sangue, per spezzare la sua vita e donartela completamente, per perdonarti, per illuminare, per colmare, per risuscitare, per dare senso a quello che tu stai vivendo, anche se non cambia nulla, se non cambia tua moglie, se non cambia tuo marito, se non cambiano i tuoi figli, Lui ti dà occhi nuovi per vedere la realtà. Non è la realtà che cambia, ma gli occhi di questi discepoli che si aprono di fronte a tanto amore fatto carne proprio nel massimo del loro tradimento, nel massimo del loro sconforto, la loro fuga, la loro alienazione. Ecco, questa è la Pasqua, aprire gli occhi sulla storia e vederla con la luce del cielo, con la luce degli occhi di Cristo. Questo è l'incontro che oggi e ogni giorno è preparato per noi. Ti attiverà a sé perché tu possa accoglierlo nella locanda del tuo cuore, della tua vita, della tua intimità, e Lui possa donarsi ancora a te. Ardere il cuore, piano piano, è opera di Dio, è opera della parola, della predicazione della Chiesa. Ardere non di sentimento, ma di amore, il desiderio della sposa per lo sposo. Questo lo compie il Signore, è tutto pronto per noi, per poter poi convertirci e tornare senza indugio, come Maria è andata senza indugio a visitare Elisabetta, così tu, senza indugio, come la Maddalena, come le donne, al sepolcro, ai fratelli, alla comunione, alla Chiesa, e scoprirai che quello che loro hanno vissuto, quello a cui tu non hai creduto, è esattamente quello che si è compiuto nella tua vita. Allora la vita diventerà una benedizione, una liturgia della comunità cristiana, che si espanderà, si allargherà, si estenderà a ogni istante, a ogni evento della tua vita, della tua giornata, anche che non cambiano assolutamente o che forse peggiorano. La tua vita sarà una liturgia dove tu ti offri con Lui, ti spezzi con Lui, perché le persone che stanno accanto a te, i tuoi figli, chiunque possa riconoscere Cristo, possa ardere il suo cuore per vedere Lui che si spezza in te, che ti spezzi per Lui. La parola è la predicazione e il sacramento, fatto vita in te, fatto vita della Chiesa, fatto cammino di tutti i giorni.